Allora, ragazzi, l'antefatto è questo: mi chiama ieri Simone, fa vieni immediatamente a Motostar in catena Forlì perché abbiamo la moto di Honda, quella con la, i clutch. Lui, questa frizione strana, testuale. Come strana. Bob, ho bisogno di far capire che è a prova di. Non posso di dire. Bobbiese, si dice la prova di Bobbiese. Cioè, Bobbiese. Ergo, bisogna far capire che è semplice. Non si usa allora, più quelle parole lì che sono. Allora arrivo. Adesso tu mi l'accendi, però mi fai capire esattamente cosa dovrò fare. Perché so che posso usare la frizione o non usarla. Certo, però possiamo tararla. Beh, sì. Infatti, il mio consiglio. Sì. Nel tuo caso. Mamma mia, sto motore che libidine. Perché non si è più abituati a sentire quattro cilindri. Poi, effettivamente. Mamma mia. Dicono ancora la loro, eh. Allora, dobbiamo andare nel menu, vedi, questo qui è il menu, gli ingranaggi sono i settaggi, ci spostiamo, ovviamente io sto agendo su questo cursore qua che sta inquadrando gentilmente il Compass, e a questo punto, navigando dentro del menu, vedi, funzione Honda e-clutch, andiamo a selezionare ovviamente che vogliamo il sistema operativo, perché se volessimo guidare la moto senza ausilio elettronico, lo spegneremmo e la moto funziona come una qualsiasi moto a cambio manuale. A questo punto, qua nelle impostazioni, lui ti domanda nel salire su o nello scendere di marcia come vuoi l'intervento degli clutch. Morbido. Se la vuoi più soft, io non avevo dubbi. Essendo anziano, la voglio morbida. Appunto, ma il Bobbiese è abituato al morbido. Alla roba morbida. Infatti, e quindi noi te lo ammorbidiamo. Ecco, così hai la cambiata più soft, no? Più, diciamo così, con meno contraccolpo possibile. Effettivamente semplice. Sì, hai visto? Va bene. Era quello che volevo far capire io. Senti, prima riusciresti forse a farlo anche da solo. Per caso, vuoi sputtanarmi completamente facendo vedere con che guanti mi sono presentato o soprassediamo per non abbassare il livello della motostar? Li ha nascosti, ma è tanto, voglio dire. Ragazzi, io sono un affezionato. Guardate, io mi affeziono alle mie cose. A che punto siamo arrivati? Questo è meglio, ecco. Perché manca ancora lo scotch. Attenzione, qua. Qui lo scotch è già stato applicato, quindi questa è la massima espressione della bobbiesità. Esatto. Questo qua invece, dove manca ancora l'espressione della bobbiesità, vedete che è arrivato completamente alla fine. Alle tele. Dei suoi sono giorni. Alle tele. Tanto vedo che anche hai ripristinato il guanto, quello invernale, perché dopo la fine del caldo anomalo, certo. Adesso c'è una certa brezza. Vabbè, andiamo fresca, a guidare, la vuoi mai sputtanato per tutta la vita o no? Andiamo? Sei bellissimo, ma anche col pelo bianco. Ma vai, c'ha il pelo bianco. Vai, divertiti, a dopo. E allora, via alla prova delle e-clutch. Primo metro, sono impacciato. Secondo metro, sono meno impacciato. Terzo metro, sto già godendo. Ma prima di parlare di frizioni, la prima menzione doverosa è per il motore che suona come un concerto di archi al Royal Albert Hall. Ma che meraviglia è! Nell'era della mobilità silenziosa, sentire il suono di questo 4 cilindri e godere delle sue effusioni quando si agisce sulla manopola del gas è pura estasi, sono già innamorato. Ma devo concentrarmi sulla e-clutch o Simone mi mena? Vi dicevo subito, fa strano, perché la leva è lì, ce l'hai e devi un po' violentarti per non considerarla. Lei sembra dirti, dai bello, su, non fare il timido, tirami, lasciami, lavora con me, ripartiamo insieme da questo fottuto semaforo. E tu invece la sdegni, la ignori, e più passano i metri, e più non la caghi proprio. E posso dirti, va benissimo così. È qualcosa che dovete assolutamente provare, ascoltate il vecchio Bob. Funziona a meraviglia e ha solo più funzionalità, praticità e comodità di ciò che vogliamo da una moto. Quando poi vengo preso dal rimorso per averla scaricata come un calzino vecchio, la frizione intendo, mi muovo con passione e torno ad utilizzarla. Allora si spegne la lucina verde sul display e io inizio a cambiare le marce utilizzando la cara vecchia leva della frizione. Semplice come bere un bicchiere d'acqua, anzi di più. Quando poco dopo mi rendo conto che senza frizione è meglio, beh, la dimentico di nuovo nel cassetto, la e-clutch ricomincia il suo lavoro esemplare, segnalato dalla spia verde che si riaccende magicamente sul cruscotto. E-clutch è davvero pazzesca e in città è un ausilio imprescindibile.
quando sei fidanzato ufficialmente sei acido, ma ti rendi conto? No, sei in forma, sei bello, si vede che ti tiene da conto, però... Mi trovi bene? Sei acidissimo. Ti piace? Ma sai che stai un po' sbiancando invece? È un po' sì, anche secondo me. Ti vedo un po'... Ma la parrucca? Guidando... Ma la parrucca no. Non la usa più una parrucca? No, no, questa è parrucca. Ah, sta sbiancando anche la parrucca, perché devi dimostrare lo stress del lavoro, perché fai un lavoro stressante. Per fortuna che tu mi hai tolto un po'... Sai che sei proprio... Perciò, cioè, provi le moto, provi le macchinine, ma dai! Non ti ricordo che mi hai chiamato ieri sera alle 7, Bob, devi venire invece a provare questa moto qua. Non so, cioè, anteprima assoluta. Tecnologia onda innovativa mai vista prima assoluta del pianeta Terra. Nessuno ha mai avuto a disposizione, prima di te, la possibilità di provare questa innovazione, questa giapponesizzazione. Questa... Sono quelle cose che tu però ci hai insegnato a conoscere e apprezzare nel corso degli anni, no? Delle soluzioni a cui Honda arriva millenni prima, magari che passano anche così in sordina, perché sono anche forse magari poco capaci di dire: guardate signori, siete consapevoli che abbiamo fatto questa roba e qua? E a questo servi proprio tu, cioè il tuo scopo della tua esistenza. Sono messi, poveretti. Lo scopo della tua esistenza è rendere comprensibile alle masse lo sforzo ingegneristico del giapponesino che ha pensato e realizzato in modo così preciso, perfetto. Come fa di solito Honda. Nulla al caso, nulla al caso. Vabbè, e avanti anni luce. La MotoGP c'è qualche caso un po' a parte, però apriamo un discorso. Io guarda, posso dirti che sto dalla ci sono altri problemi. Sto dalla parte di Honda e Yamaha che non hanno voluto uniformarsi a un meccanismo che non è più quello di una MotoGP. È un meccanismo tritatutto. Per cui va bene così, anche perché poi quando uno viene e prova queste moto dici mamma mia, mamma mia. E chi lo fa un sistema del genere? Ecco, ma ti chiedo, ma è un sistema che verrà compreso in pieno? Perché... Secondo me ci vorrà un pochettino, come tutte le grandi innovazioni. Cioè, c'è sempre quell'inerzia del motociclista che dice vabbè, ma questa cosa qui, cioè io a me non serve. Ma... Poi quando lo provi... Il discorso qual è? A parte che è personalizzabile, regolabile, a prescindere che se tu lo vuoi usare lo usi, se non lo usi, la moto funziona esattamente come una moto normale. Certo. Costo, differenza di prezzo tra il modello normale e questo, 300 euro. Non lo importano neanche più quello normale, perché lo vuoi, lo usi, non lo vuoi, lo stacchi. Non lo usi, e certo. La usi come una moto normale. Ma il bello è che comunque è un'innovazione che anzi anche in senso sportivo è apprezzabile, perché di fatto è un'affinazione del quick shifter. Cioè rende il quick shifter utilizzabile anche, diciamo, nell'uso quotidiano, no? Senza sentire lo strattone, il colpo quando cambi la marcia, cioè rende veramente più piacevole l'utilizzo di un quick shifter che altrimenti sotto un certo regime di giri in certe situazioni diventa un po' brusco, un po' fastidioso, un po' noioso. Certo. E comunque queste sono tipologie di veicoli che si usano tanto anche in città. Insomma, nell'uso quotidiano, semaforo, coda, sì. Frena, riparti, rifermati, cioè, bello, ma se fai veramente dei tragitti, se la usi magari tanti chilometri in città, se tu la usi tutti i giorni in città e poi ti fai il tuo weekend, ti fai la tua strada di montagna, quello che è, tu te la regoli, te la personalizzi, vuoi usarla, non vuoi usarla, fai quello che vuoi, ti dà semplicemente delle possibilità in più. Oltretutto, a differenza del DCT, che pesa i suoi 10 chiletti, questo sistema pesa solamente 2 kg. Quindi 205 kg col pieno il modello standard, ricordiamo che la CB650, come la CBR650 che è la versione un po' più sportiva, quella vestita, è l'ultimo 4 cilindri rimasto sulla faccia della terra di media cilindrata, di prezzo piccolino, e quindi è comunque un modellino già di per sé, certo, molto interessante per questo motivo. In più, avendo anche beneficiato di questo sistema, diventa ancora più versatile, diventa ancora un prodotto più esclusivo. In un panorama motociclistico non c'è più niente. Questo è un esperimento che Honda fa o è un'idea poi da riportare anche sugli altri modelli della gamma? È lì il bello, quello che ci aspettiamo noi. Adesso questa qua, secondo me, diciamo che loro l'hanno pensata inizialmente soprattutto per i mercati asiatici, dove questi modelli qua sono quelli che vanno assolutamente per la maggiore. Ma pensa a questo sistema montato su una Hornet 750 o su un Transalp 750 con un motore oltretutto dotato dell'acceleratore elettronico wire by wire. Per cui con l'acceleratore elettronico guadagneremo anche quel gap che c'è nello scalare la marcia, tale per cui qui dobbiamo manualmente
fa guadagnare certo, al motore quel gap di giri per rendere la cambiata più veloce, altrimenti senti un po' l'inerzia del motore che sale di giri. Sui modelli dotati di ride-by-wire questo problema non ci sarebbe nemmeno, e quindi non ci sarebbe neanche latenza quando andiamo a scalare la marcia. Quindi più fluido, mantenendo la stessa velocità di cambio marcia di un quick shifter, lo renderebbe fluidissimo, lo renderebbe praticamente un velluto come quasi il DCT. Quindi certo, sistema proprio apprezzabile che ci aspettiamo Honda installi anche sulle moto, diciamo, più sentite nel nostro mercato, soprattutto quindi la Transalp. Diventerà una sorta di cambio a doppia frizione di quelli che ci sono sulle Volkswagen, DSG, quei cambi che hanno già il rapporto pronto per essere inserito. Sì, funzionerebbe esattamente come il DCT, nel senso che pur non avendo la doppia frizione, con la possibilità appunto dell'acceleratore elettronico che gli dà il colpetto di gas quando scali la marcia, diventa veloce uguale praticamente. Certo. Migliorando anche più che veloce uguale, ovviamente è veloce perché tu agisci direttamente col pedale e quindi vai ad innestare un rapporto inferiore, per cui la velocità dipende, no? Certo, dal fatto che, ma lo rende fluido, lo rende, no, particolarmente scorrevole. È molto piacevole quindi per uso anche stradale. Alla fine qua non stiamo parlando di moto che devono fare pista, stiamo parlando di moto che si usano su strada, e su strada anche quando si va in due col passeggero e tutto, la fluidità di marcia fondamentale, è assolutamente fondamentale. Va bene Simo, questa era una moto che era qui solo oggi, per cui se venite domani non la trovate, ma arriveranno, sembra già fine aprile, quindi in realtà sono già ordinabilissime. Il prezzo è già stato pubblicato ed è, ripeto, solamente 300 euro in più rispetto al modello che non aveva le clutch, tanto più che hanno deciso di non impostarle neanche più senza i clutch, e quindi parliamo di una moto che a listino costerà solamente 9.190 euro e ci portiamo a casa un bel 4 cilindri da 95 cavalli, ovviamente depotenziabile, quindi adatto anche ai neopatentati. Anche questa è una cosa molto facilitante. Pensate, voglio dire, sul libretto questa moto qua c'è scritto che ha il cambio manuale, giustamente. Pensate fare l'esame di guida con una moto così, cioè voglio dire... È vero. Perché tu di fatto con una moto così puoi fare l'esame di guida senza nemmeno usare la frizione e dopo però ce l'hai. E di fatto ce l'hai. Esatto. E puoi imparare anche con calma perché in realtà la frizione di fatto la puoi usare quando vuoi e quindi puoi tranquillamente imparare a guidare anche in modo tradizionale con una bella facilitazione però in quei momenti difficili lì della vita. Perfetto, ho notato solo ora che ti sei tagliato i capelli, e da musicista ti odio, un batterista che si taglia i capelli corti è una roba che non sta nel cielo. Scusami Franco, adesso che è finita l'ondata di caldo anomalo e tutto. Sì, questo caldo anomalo c'è anche questa siccità. Adesso che c'è un po' di arietta fresca finalmente ho pensato di allestire. Va bene, ragazzi, anche se siete osato come una pecora, fate un salto qui da Motostar o nell'altra serie, qui siamo in Catenella da Forlì o in Viale Certosa dove c'è Massimo. No, adesso questa qui perché è della Honda, ma poi quando arriveranno le nostre, ovviamente le potrete assolutamente provare. Meglio se le comprate, però potete anche provarla. Beh, prima di comprarla, provatela. Io ho visto gente che prima la comprate e poi la provate. E iniziate anche a provarle nell'ottica, cioè nel senso, provatela anche se state pensando magari l'anno prossimo di comprarvi un Transalp, perché secondo me ci sarà questa opzione. Potrebbe anche capitare che l'anno prossimo il Transalp e i clutch arriverà. Va bene, grazie Simone. Ciao.